trovo. Giunonca brigantessa. Giunonca. Cioè, Giunonca vuole essere cicato grossa. Lo fa Madonna. Ma quando pare. Ma me la stanno chiamando tutto quanto Rosina. E chiamata Rosina pure uno. Qua c'è niente. Perché che scrivono un doppio un brigante è vero. Ma non è vero manca quello che sto niente un po' brigando. Io alla scuola non c'è giù, perché era vado a fare avanzare. Mammella però è stata a scuola di tempo si ce l'ha avuta. E mi vorrebbe leggere e scrivere. Così, mi sa la selva, sulle scorze sambuca, con la gnoccia di sambuca, così proprio. Come se si faccia leggere. E quando mi capita a mano non piacere voglio scritto, ma ne leggo il cuore. Perché non so sa mai che gli passangava sta gente e dove mi ha parato tutte queste chiacchiere che fanno. A Francesca mia, ti hanno chiamato a brigare e mi ci hanno chiamato pure a me che sono la moglie. Oh, so sempre il cuore che faceva sta vita e sparammo tutti gli uomini per campanato di un ancora. Ma prima che mi piglia la botta buona della stella, carillo, poi che vado a madre da prima. Ma voglio raccontare la storia mia e da Francesca, a partire da quando ci siamo conosciuti. Teresa sapeva la prima domenica di settembre. Agli paesi mi fanno la festa per la Madonna e ci stanno che vivono per rivoluzione per le bancarelle che tengono le campanelle da voce. Non è cuore prende il paese c'è un po' scemare insomma ho fatica ho un po' che festa intanto arriva ma che 16 anni e rende il paese non c'è più da quasi mai a roba la messa. Ma permetti, quella mica è a vedere una bancarella. La veniva certe belle campanelle e voce, fatta proprio da buona. I soldi per me la cattata non gli teneva, Però mi piaceva lo stesso da guardare. Francesca, che io non conosceva, stava all'oscia che guardava a me, che guardava le campanelle. Ma così, senza ricevere niente, tu gli hai, la cattata è tu, e me l'hai. E non c'è stato, ma tu niente sta cosa me ne puglietta, non ci stavo di grazie. La città con 100 passi. E proietta su un'altra campanella. E non so là. Ricetta l'amica mia che mi guardava tutto curiosa. Ecco perché me l'ha regalata, perché zona. Non zona perché già sta la badocchio. Ricetta. Ma io che ci faccio con una campanella senza gli appatucchi? Se li vuoi, te li devo fare a raiz! E rivivano. E se li vediamo a chissà? Ide, ide! Sta solo aspettando che gli va bene, è tutto a ridere. Intanto era magnuccella, non c'era capito proprio niente. Però, a Precugnos ci sono mai stata, eh? E allora? Tu gli e me la vuoi tornare da re da l'ultima Francesca e gli ricetta beh, mo fammo su una sta cosa Francesca gli ha la patocchia e rimettata la campanella e la facette su io non la faccio appena sentito su una sta campanella attacchette a rire mi primeva, non la finiva più e cominciate a rire con Francesca rimavamo tutte e due, eravamo due scemi. E così ci consentono a parlare. Povero, ma gli trovava sempre a Nazza. Gli va alla fontana e gli si va a pace. Gli va alla messa e gli si passava a Nazza, re. Oh, gli va alla fontana, ai fuos, agli avali man, cullata femme e gli passava e spassava 100 volte. Alla fine tutto quanto sapeva. Così teneva un cuore che girava attorno. Poi però una sera Francesco mi ha detto gli
sciocca padre. Mi sciocca. Chiesa, in stanza nostra, renuto il campo con l'Elena. Quando un guaglione si può spostare con la magliola, accorcia tutto bene il pettato, lo sciocca, e gli porta all'anno alla casa di quella che stava scusando. Poi bussa e si va a nascondere. Gli pare la magliola esce fuori, vede lo sciocca e dice: chi sta giocando a figlia, ma? Il guaglione esce fuori la prossima nascosa e si fa lì. Mio padre si diviene buona e se gli piace, piglia il sciocco e si riporta dentro la casa senza dire niente. Se non gli piace, gli dice: arrotuoli di questo sciocco e va a tenna. Padre, vado per spogliare il sciocco e gli porta dentro la casa senza dire niente. E la sera stessa, Francesco, come ha letto la serenata con la zampogna. E così, c'è sposetti, arrivettero i figli, e la fatica, tocca fatiare il campano. E la fatica nostra è che le della lei, ti fanno domanda secca e tu esci come essi. Ma Francesco lì è il nome forte, il nome forte e fatiatore. Pure se gli rompo sempre una mano, pure ragazzi, le forci con le ragne se le serve, questo da come no? Mi sta riservando di cacciarsi così con la vistarella fino a sotto di piede, no? Ma riusciva come no? Pure quando io avevo un po' di paese, andò un ding nel panno, portando a presa fino a 6 mule cariche di frasche e di taccaello. Francesco ci mandava sempre a me, perché dice che la fine. Sono più fine in coppa di pizzi e non si fanno fregare. E te ne ragione. Fadiavamo parecchio. Però campavamo buono, non ci mancava niente. Però dopo, arrivetto di fino a mondo. Si scarpetta tutto e non rimane più. Il mese lo scaduto. Diceva che Iulia era morto, che i miei figli se ne erano scappati, che anche lui diceva che pulavano già le scoppettate. Un miezzo celotico era il regno di paese, la mossa fa chiamare signore, aveva messo una mala pazza. Se mi andate in capo da teneva fa gli combattato fa già gli riacca ella. E venette pure da Francesca. Usciva un saccio buono. E Francesca di ricettere sì. E a pensare c'è buono. Non lo posso mai fare. Tutto in coppa alla montagna con chiavone. Eravamo una frega del gente. E le scoppettate si sprecavano. Gli scosacani scappavano solo se facevano a piedi. Francesca mica era un patiatore pure con la scoppetta. Faceva il capotano. Mentre che sa che mi era parruta. A rimettere scuola. Sulla mente non fuoco era pronto. A far bene. Facendo rumore. Ma non ho detto niente. E stai studente. Troppo mala gente. Troppo traditore. Troppo gli all'accantante facendo chiudere. Ci lettera a chiavone, non sa niente perché le facete. E noi ce ne ritornettiamo alla casa e alla fatica. Ma che duretta? Duretta niente. Perché che l'animale pazzo che c'era mannato insieme con chiavone era cagnata sciocca. Gli signori si scrivano a prendere le spartine, le terre, tutto quanto. E era una vada da perdere pure essa. Una terra razza, quando vado per pascere la trama, ma essa sa che gli era parruta. E perché la vedeva? Già se ne metta tutto quanto. Passetta alle forze, gli nomi precisi, di chi che prima esse era mandata alla massa. Mettendoci in mese pure qualcuno che non poteva avere. Parecchi furono arrestati. Parecchi accisi. Scappietti, ma ti è un
infatti. Era andando, stiamo in coppa alla montagna. E si immagina che chiamano a brigante. Ci hanno fatto gli sport, ma noi ce la facciamo scontare. E ce la facciamo scontare finché Dio ci dà le forze. E provo le rettare scoperte.